Raga, martellate, no, martellate. Scappa al morto, ci scappa al morto. Ci scappa al morto, martello no! Siamo arrivati alle martellate, ma secondo me anche poco, perché dai vetri rotti, secondo me qualcuno rischia grosso. Io ho paura di attraversare la piazza. Una violenta rissa anche a colpi di martello, scoppiata ancora una volta in Piazza della Badia, nel cuore del centro storico di Arezzo. La settimana diciamo che è sempre molto movimentato, infatti anche noi come struttura ricettiva abbiamo diversi reclami da parte degli ospiti, specialmente le camere che danno sulla strada, visto che c'è stato anche questo bruttissimo episodio di questa rissa in Piazza della Badia, che comunque ci ha lasciato un pochino tutti a bocca aperta. Una notte movimentata, quella dello scorso venerdì, giorno del debutto della maxi isola pedonale. Al di là dell'isola pedonale non ci sono proprio controlli, non passa la polizia, carabinieri o vigili, perché basterebbe una pattuglia che passa ogni quarto d'ora, forse, dico forse, o comunque iniziare anche a fare le multe ai locali, perché hanno anche la musica alta spesso e volentieri. Cioè io da casa con i doppi vetri sento la musica. A seguito della rissa, due giovani si erano presentati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato con lievi ferite, forse causate da una bottiglia di vetro brandita durante la contesa. Mentre la polizia intervenuta sul posto ha identificato e denunciato quattro persone, è ancora a caccia al quinto uomo coinvolto nella rissa. Più controllo, sicuramente più aiuto dalle forze dell'ordine, da ripristinare un po' la situazione. A sole 24 ore di distanza, un altro scontro in Piazza della Badia, in questo caso tra giovanissimi, una lite degenerata pure a colpi di cellulare. I ragazzi, quando passano il venerdì e il sabato, certo disturbano, questo sì. Di che ci sarebbe bisogno? Che le famiglie si ritenessero a casa, fossero guidati dalle famiglie, che li lasciano così.